Mi piace molto di più questo vestito. Ma potrei togliermi il cappuccio. Tanto cosa fa? No? Cioè, guardami. Sembro anche un po' Clint Eastwood comunque. C'è della luce? Posso? Sono io. Sì? Sono Clint Eastwood. Neanche. Neanche questa tecnica ha funzionato. Fatto che ho l'impressione che o vi stiate divertendo tantissimo in queste case o vi stiate squartando. Perché le risate sono molto malate. Oh sì. Oh sì. Oh sì, dammelo tutto, baby. Oh sì. Voglio morire. Lo vogliamo prendere quell'oggettino? O cosa facciamo? Dai. Ah, lei è attivo. Si attiveranno anche i suoi cugini? Lei ha troppi HP. Ma vedo che si muove con inenarrabile lentezza. E si muove con inenarrabile lentezza. Lo sapevo. Ma io lo sapevo tanto, lo sapevo. Ma guarda, no, 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 ciao. Ah, muro invisibile. Ah, muro invisibile. Muro invisibile. Muro invisibile. Muro invisibile. Vorrebbe la pena provare. Puttana. Non è possibile. Non è. Parte che non so come fai a colpirmi tutte le volte. Resistenti, ma troppo dolido. Troppo sul serio. Un interno. Certo che ho la stronzaggine. Tutti nel rispettivo livello, vedo. Più in basso i topi, poi i sali ci sono i cani e sopra i cosiddetti uomini. Dunque, io non avrei voglia di scendere se non ci fosse qualcosa di interessante. Per quello che vedo da quassù, penso di non volerlo fare. Quindi al massimo tornerò. Mi dà molta più gioia salire piuttosto che scendere. Nonostante ci sia questa gente. Non dovrò staccarti, giusto? Ti prendo con la mia manina, ci arrivo fin lì. Ma invece il gioco è stronzo. Ed ecco perché tu dovrai andare fin laggiù, Shin. Sei contento? Perché io no. Oh, è morto un gentiluomo. Tanto guarda, dai per scontato che tu gli echi li perderai. Perciò vai cauto ma rassegnato. Cauto ma rassegnato. Quello è un mostro. Oh. Ah, non è un NPC? È un NPC? È un NPC? È davvero un NPC? Buongiorno! È bello che tu sia qui. Sembri una donna dalla voce. Sono Ser Paffio. E su internet non c'era scritto niente, signore. Grazie, suppongo. E lei? Venga con me. Sì, ho bisogno di aiuto.
Le solite quattro belve. Sa quante volte l'ho già fatto? Ok. Una stance. Io me lo scrollo. Wow. Voglio morire così, scrollandomi il mantello. Un cacciatore deve cacciare. Ma io volevo solo tornare a casa. Ok. Volevo solo tornare a casa. Non ho neanche un nome? Non ti dicono neanche un nome per questa gente? Vabbè. Signora. Arrivederci. Dunque. Addio. C'ho 20 fiale io. Wow. Bravo. Un corpo è caduto lì. Ci sono dei topi. I topi non sono la cosa più spaventosa che ho visto finora. Quindi la si può fare? E vedo solo topi. Sega lancia? Ma è inaudito! Una delle armi create dall'Officina Solidale. Questa sega è capace di versare il sangue delle belve, per le altre no, si tramuta in una lancia dalla media portata. La sega è diventata un simbolo della caccia. Più grottesca è la trasformazione della belve, come sempre. Vediamo. È come la mannaia, un po' diversa. È un po' più lenta così. Proviamoli entrambi, tanto siamo qua. Sto iniziando a giocare da incazzato. Erano caduti per terra, nessuno li ha raccolti. Va bene. Tutti cerchiamo di arrivare a fine mese. Non vedo perché tu debba uccidere la. No, 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 brutto, 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 brutto e crudele. Non capisco. Devo farne a meno. Io ero poi andato di là, invece ora dovrei salire. La sta importunando? Sì, l'ho appena aiutata. Pensavo casa sua. Scusi. Posso entrare? Signora, respawnano. Mi faccia entrare allora! T'aiuto. Cosa? Ah. Signora, sono anziano. Buttiamo un occhio. No, quante vie. No, ho sbagliato. Non vedo un ca. Muorici, prego. Ce n'è un altro. Sì, ce n'è un altro. Ma io.
No, non l'hai beccato. Non ti devi muovere quando lo colpisci. Lo so, io capisco il panico, ma non devi farlo. No, no, vabbè, questa però è crudeltà. Crudeltà a buon mercato. Non ho più colpi. Rotoliamo insieme verso la morte. È un dispositivo? Allora, è da 3 ore che cerco dei dispositivi. Trovo un dispositivo, non si può attivare al momento. Avrei dovuto andare da quel boss. Vero? Io volevo solo trovare una shortcut. La mia difesa in tribunale sarà questa. Signore, io volevo solo trovare una shortcut. Solo quella volevo. Lo giuro. Ehi. E non è che l'ho trovata? No, ti prego. Sì. La felicità sincera non è molto esplosiva come reazione. È solo grosso sollievo. Io ci torno, ma tanto lo so che l'automa non si sveglia finché non abbatto il boss. Mi fai diventare una ragazzina, Bloodborne. Non funziona. Sroat, non funziona. Ah, ma la posso comprare però almeno con... Posso... Ah, ha senso che io possa spenderle almeno, se non nel level up, almeno in questo. Beh, o le compri adesso che ne hai 12.000 non le compri mai più, eh. Dai, fai metà, 30. Sono stati depositati, ma io non capisco mai dove. Ho qualcosa da venderti? Coltelli da lancio. Ah, devo leggere. Ti risvegli senza perdere echi del sangue. Dovevo leggerlo un pochino prima. Cacciatrice amica. Fammi vedere bello per una volta. Pulito. L'età c'è tutta, eh. L'età c'è tutta. Allora, fammi leggere. Una runa che pende sottosopra, scritta nella mente di un cacciatore. L'immagine permette di visualizzare. Sì, permette al cacciatore di risvegliarsi senza perdere echi del sangue. Cosa che sembra quasi troppo bella per essere vera. Sì, lo so. Ma forse è meglio equipaggiarle. Perché non so quante ne troverò. Si è aperta la porta. Scusate. Permesso? Che gran bel posto. Io vorrei star qua. È permesso, l'automa è ancora fuori uso, io ne avrei bisogno, signore, può accendermelo. Lei quello del contratto no, perché ve lei vede. Scusi, la è aperta, lei vede. Grazie. Giga. Un nome a caso. Ok. Da mo che lo faccio. Bene. Chissà per cosa. Sì, per fare level up.
Ma non funziona, io ho bisogno di... Come si accende? Cioè c'è una rotella da girare dietro. Per sfuggire dal terribile sogno, ferma il contagio delle belve o la notte proseguirà in eterno. Ok. C'è da imbiancare comunque, eh. Il posto è bello, ma c'è da imbiancare. Manca l'attrezzo dell'officina necessario. Ok, me lo daranno, immagino, in tempi piuttosto brevi. German, accendimela poi. Oh, che bello avere una shortcut aperta. Che però mi fa fare una strada assurda. È permesso qui. Amici, ho aperto una porta, amici. No, non t'avevo visto. Ah, niente, ho attivato uno spettro. Le botte? Quanti prendono l'ascia? Oh cazzo! Ma siete pazzi? Siete pazzi? Sì. Quando la caccia ha avuto inizio, la chiesa della cura ci ha abbandonato, bloccando il grande ponte verso Cathedral Ward, mentre la vecchia Yarna veniva ridotta in cenere in quella notte illuminata dalla luna. Nelle situazioni di panico immagino che succeda questo. E nel dubbio apro anche da sto... Sul serio? Sul serio questo è accesso rapido a quel ponte? Sì. Oltre i lupi, o quelli che sono. Ma immagino che ingaggiando battaglia contro quello si accorgerebbero di me. Oddio, sono lontanucci, eh. Non devo allontanarmi da questo. Ah, c'è anche i corvi. Pezzo di merda. Sono un pezzo di merda ad avere anche i corvi. Solo 10 molotov. Non saranno mai abbastanza per far qualcosa al boss. Bravo. Sei pronto? Laggiù c'è la bestia urlante lovecraftiana. Io sono fermamente convinto che moriremo. O che almeno, questo è davvero sicuro, dovrò allontanare le cuffie dalle mie orecchie perché cazzo quanto urla. Settemila echi. Addio. Vi saluto. Tanto non avrei potuto spenderli in nient'altro. Solo 10 molotov. È tutto inutile. È tutto inutile. Una foto ci sta. Una foto ci sta. Buonasera. No, ma poi anche che non vedo un ca... Ecco, come faccio a capire quando è che conviene che io ricarichi la stamina? Perché... Cazzo. Gia! Gia! No! No! Che non credo di avere la tempra per colpirlo. Quindi mi drogherò. Loccalo, ti prego. No. A parte che ti dà abbastanza tempo per colpirlo, eh? E ricaricarti, ma non sono proprio convinto. Ma tu ti trasformi poi? Perché stai urlando. Niente. No, mi becca ancora. Poi ti prego allontanarti da quel muretto. No. Soffro, io soffro a vedere sta bestia. Ehi, non ti sei drogato? Ok.
Non vedo. È accaduto? È accaduto? In realtà non era primissimo, l'avevo già vista. Ma saranno passati 4 mesi. Ok? Ora mi date 30 secondi perché il mio battito cardiaco deve tornare a livelli regolari. Uno degli stemmi creati dalla Chiesa della Cura. La spada d'argento è un simbolo dei cacciatori della Chiesa. Ludwig, che credo sia una celebrità in Bloodborne, è stato il primo dei molti cacciatori della Chiesa della Cura. Che cosa sono i cacciatori che dovrebbero mettere a posto la situazione quando si verificano queste cose? Molti dei quali erano chierici, chierici che spesso si sono tramutati in orribili belve. Ah, questo mi pone come al solito in uno stato di ottimismo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Solo quattro fiale, ma tanto se posso tornare qua si farmano bene, quindi. Bene. Sono contento io. Ce l'ho fatta. Si apre qua? Qua? Si apre qua, eh? No. Corri. No, no, non corro un cazzo. Io vado nel sogno. Qui ci sono solo sedie a rotelle. Ma che commento è? Automa, ti prego. Automa? Automa, ti prego. Sì. Mi presento. Sono Sio Paffio, sono appena arrivato. Grazie. Hai detto bene. Il vecchio, sì. Ho dei dubbi, ma va bene. Questo è un esempio di buon doppiaggio. I robini bianchi che vedo laggiù nella vaschetta. Non fossero usciti da un Silent Hill dei tempi buoni, magari anche. Ok. Mincanali, signorina. Dunque, stiamo attenti. Vitalità di sicuro è importante. Mi è stato detto di, se non ricordo male, di non trascurare l'arcano. Perché ci sono anche alcune armi, tra cui una delle armi più forti del gioco, che scala bene in arcano. Perciò potrei approfittare del fatto che ora non ci servono, troppi echi del sangue per aumentare già un po' il parametro arcano. Mi è stato detto che la tinta del sangue non è così importante, dato che mano a mano le pistole e le armi da fuoco serviranno sempre meno. Quanto aumentano? Aumentano poco. Possiamo fare un bel po' di level up? Beh, neanche troppi, però. Ah, resistenza. Energia resistenza. Beh, anche la stamina. Il sacro verde. Beh, tinta del sangue io la lascio stare per ora. Arcano 12 magari può andar bene. Per ora, per il momento. Vitalità, ma ancora più resistenza. Forza, perché sono ignorante, io meno. E siamo a posto. Poi, vabbè, abbiamo le anime surgelate. 10.000 giusti, giusti, giusti. Fantastico. Infatti ora aspetta, signorina. No, no. Un attimo.
abbiamo solo una da 5. Io la uso. Ok. Se ne usiamo ancora un po' di basso livello, forse riusciamo a fare due livelli. Ah no, ce la uso multipli. Scusate. Tipo 3. Ecco. Signorina. E ancora uno. Che attribuiremo a forza sempre per via della mia ignoranza. Addio. Per 5 minuti. Ah, oggi è andata bene.